Una partita sinceramente che ci aspettavamo che potesse andare in maniera diversa, l'avevamo preparata molto bene durante le feste, anche se abbiamo lavorato molto dal punto di vista fisico e forse oggi un pochino si è visto, ma non vuole essere una scusa perché abbiamo motivazioni per cercare di vincere sicuramente. Siamo scesi in campo, non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite obiettivamente, in altre circostanze ci siamo espressi in maniera molto più efficace. Abbiamo avuto la fortuna di andare in vantaggio e finire il primo tempo sull'1-0 e anche se non abbiamo sfruttato la possibilità del tiro libero avendo il quinto fallo a disposizione. Secondo tempo sarà una partita sinceramente giocata male penso da entrambe le parti perché continui capovolgimenti di fronte senza lasciando molto spazio agli avversari su tutte e due le difese sinceramente. E alla fine non possiamo dire nulla perché la partita, il pareggio penso sia giusto e dobbiamo ringraziare anche il nostro portiere che oggi alla fine l'ultimo secondo ha parato il secondo tiro libero perché altrimenti sarebbe stata molto complicata. Speriamo di rimboccarci un pochino le maniche e cercare di fare qualche risultato positivo perché ne abbiamo estremamente bisogno. Io penso che non voglio sinceramente, l'arbitraggio è stato ottimo obiettivamente, forse però qualche fallo agli ultimi 10 minuti, l'arbitro era un po' con la testa negli spogliatoi perché ci ha regalato dei falli sinceramente inesistenti, è un'espulsione obiettiva su protesta eccessiva del nostro difensore, ma penso che alla base il fallo non c'era assolutamente, anche perché non ha usato lo stesso metro, però solo sotto negli ultimi 10 minuti, perché tutto l'arbitraggio è stato uno dei migliori che abbiamo avuto in questo campionato.